Buonasera, siamo qui a questa nuova puntata di La parola alla città. Questa sera cercheremo di parlare di cultura e lo faremo con Vanina D'Alessandro della Giostra della Memoria e con Licia Zulli della Acon Service, che ora in questi ultimi 2 anni ha gestito il Centro Culturale Aldo Moro. Due persone molto conosciute che fanno cultura quotidianamente, cercano di proporre iniziative culturali. Licia Zulli negli ultimi 2 anni ha cercato con il centro culturale, con tutto lo staff, di proporre numerose iniziative che hanno spaziato veramente in tantissimi campi. Abbiamo visto mostre d'arte, abbiamo visto proiezioni cinematografiche, un po' di tutto. Avete cercato di dare appunto una fruizione artistica e culturale a 360 gradi. A breve scadrà questa prova, una sorta di prova, 2 anni sono pochi per cercare di costruire un percorso culturale, soprattutto in una città come San Salvo, che magari è uno zoccolo duro proprio per quanto è variegata a livello proprio di cultura. Non ci sono solo i sansalvesi, lo sappiamo bene. Qual è questo bilancio, Licia? Ma innanzitutto vi ringrazio la redazione di San Salvo Net per averci invitato, per aver invitato il centro culturale nella sua attuale gestione a parlare di questa, a fare un bilancio di questa esperienza. Vedi, quando abbiamo deciso di rispondere a questo avviso che aveva fatto il comune di San Salvo, abbiamo deciso insieme all'Uni3 di mettere in piedi un'offerta culturale, quindi nell'offerta tecnica. L'idea che avevamo, la visione che avevamo è appunto di uno spazio da riportare al centro della vita dei cittadini, con una visione più che culturale, io direi socioculturale. Perché, come sapete, il gruppo di lavoro con cui io lavoro abitualmente è un gruppo che si occupa e si è occupata per tantissimi anni di sociale. E quando abbiamo visto questo avviso, diciamo che è venuto dal gruppo di lavoro con cui collaboro abitualmente la sfida, il desiderio, perché sono non tutte sansalvesi, ma sono prevalentemente sansalvesi, che hanno detto appunto: ma perché questa è una bella opportunità, una bella sfida, seppure io immaginavo, avevo ben chiaro che fosse una sfida difficile nel caso avessimo vinto l'affidamento, perché quella era la prima cosa non scontata. Il primo scalino, infatti, l'abbiamo consegnato proprio al rush finale, perché insomma, per tutta una serie di vicissitudini che stanno dietro la presentazione di un progetto e di un'offerta tecnica. E poi ci siamo scoperti, diciamo, vincitori di questo affidamento di servizio, e lì è cominciata questa grande avventura, molto impegnativa, molto faticosa, l'idea appunto con cui abbiamo ogni giorno lavorato. Oggi ho rifatto la riunione di coordinamento con chi gestisce poi operativamente, chi è ai servizi, praticamente servizi bibliotecari, che si interfaccia con il cittadino, sì. E appunto è una sfida che abbiamo rinnovato rispetto a noi stessi ogni giorno, con una visione di città. E quindi tutta l'offerta è stata costruita cercando di intercettare quelli che sono anche gli interessi dei cittadini sansalvesi dai 0 a X anni, perché poi ecco c'è l'Uni3 che fa tutto questo, diciamo che noi intercettiamo prevalentemente un pubblico di bambini, ragazzi, adulti che hanno degli interessi culturali forse un po' più particolare. L'Uni3 fa questa grande offerta che invece riguarda più i ragazzi e gli adulti, quindi diciamo che insieme questo spazio, l'idea appunto che questo spazio tornasse a vivere nel quotidiano dei cittadini sansalvesi. Venendo al dunque del bilancio, il bilancio è sicuramente da questo punto di vista un bilancio molto positivo. Per quanto riguarda per esempio la partecipazione dei bambini, noi abbiamo avuto fino a prima dell'estate circa 1500 presenze di bambini dentro la biblioteca che sono venute a fare, quindi non sto parlando degli ultimi mesi, quindi adesso non ho il bilancio aggiornato. Abbiamo una situazione per cui in biblioteca ci sono mediamente il pomeriggio una quarantina di ragazzi, di utenti che vengono,
Quindi diciamo che da questo punto di vista lo spazio è vissuto. Dal punto di vista invece delle iniziative culturali, più strettamente culturali, le mostre, le proiezioni cinematografiche, i concerti, sicuramente c'è una maggiore difficoltà. E quindi su quello gli scorsi anni abbiamo fatto dei tentativi, cioè nel senso che avevamo noi in mente una possibile programmazione, l'abbiamo attuato e abbiamo visto, no, in itinere come la città rispondeva. A questo si aggiunge poi tutta una serie di corsi e di laboratori che vengono offerti nel corso appunto dell'anno, che potrebbero sembrare delle attività accessorie, che però dal nostro punto di vista sono fondamentali per la crescita culturale di una città. Vi faccio un esempio per essere compresa, perché altrimenti magari noi facciamo i corsi di inglese per dire: ma perché fate il corso di inglese? No, ci sono le scuole che fanno questo, ci sono quindi le scuole pubbliche, ci sono le scuole specializzate. Noi abbiamo deciso di fare questa scelta perché pensiamo, in un'ottica anche di progettazione europea, di gestione di interventi a livello europeo, che per i nostri ragazzi il primo scoglio nel momento in cui si devono confrontare con paesi esteri è la lingua. Il livello della formazione offerta è veramente elevato, però a un prezzo molto accessibile. Questa accessibilità è legata all'identità che un centro culturale deve avere. Cioè, un centro culturale, dal nostro punto di vista, le iniziative di un centro culturale devono essere accessibili e fruibili da tutti, altrimenti non sarebbe un centro culturale della città. È in questa direzione che ci stiamo muovendo. Valina, come dicevamo con Licia, San Salvo è una città che ha una connotazione non univoca, nel senso che non ci sono solo i sansalvesi, ci sono diverse culture da poter coniugare. La giostra della memoria in qualche modo offre le basi anche per le altre culture. Nella giostra della memoria c'è la nostra memoria storica, che in qualche modo voi offrite passando proprio attraverso le scuole, partendo sempre dai bambini. Sì. Molte le visite fatte dagli studenti, sì. Tu sei il primo interfaccia con questi bambini. Si parla della cultura contadina, la nostra è una cultura contadina, quella adesso molto, molto diversa, una cultura industriale, però siamo partiti da una cultura contadina. Quanto è difficile interfacciarsi con i bambini e soprattutto gli adulti invece? Come si comportano con la loro memoria, con la loro memoria storica? Ecco, vedi, questo è un discorso che inizia tanti anni fa e questi bambini a cui noi ci siamo tanto appassionati perché erano gli elementi più recettivi di tutta questa realtà, addirittura si sono fatti già grandi. Quindi già c'è quella forza motrice che fa poi camminare le cose, che non è solo la memoria, è anche la vita stessa. Vengono ragazzini che adesso sono maturi, devono fare magari l'esame del quinto. Con cui abbiamo cominciato e vogliono magari fare la propria tesina in base a... Perché? Perché la giostra della memoria ha una grande verità. Innanzitutto è figlia di mia madre, e mia madre, oltre a essere la Balduzzi, oltre a essere il personaggio, è stata come prima cosa una, da quel che mi dicono e da quello che poi ho potuto appurare io nella mia di vita, una grandissima insegnante, e senza volerlo ha partorito non una materia, ne ha partorite mille. Cioè lì ci sono 13 stanze, ognuna delle quali può raccontare, cioè ha la fortuna di abbracciare quell'antropologia che poi è lo studio, no, dell'uomo che abbraccia tutto, di abbracciare qualsiasi materia. Allora la bellezza di quel posto è che innanzitutto è stato, cioè non è stata solo la polvere ad averlo custodito, anche quelle mura, cioè anche il fatto che è ancora un tesoro apparentemente nascosto. C'è anche questo labirinto da scoprire. E sai cosa fa? Fa in modo che chiunque, cioè lì ci manca solo il materiale umano,
Giusto. Una volta che una persona entra lì, a qualsiasi titolo, allora che faccia il fotografo, che sia avvocato, che sia medico... Ne rimane affascinato. Sì, perché ognuno può trovare la propria stanza. Chi si trova? Assolutamente sì. Può trovare una grossa risata o una bellissima lacrima commovente. Cioè, diventa un luogo dove non solo tu racconti, ma poi ti viene voglia di raccontarti. Allora diventa un giro di giostra meraviglioso che ha una potenza. Noi vedi, parliamo di questo centro storico, parliamo di questo. Ogni volta parliamo di malattie, di cose che non portano pane a casa, perché secondo me la grande forza, per esempio, della giostra della memoria, e lo ribadisco, resta sempre mia madre. Perché l'allegria, la forza di questa donna che per anni ha anche subito persone che non l'hanno capita, ma è giusto perché le persone che prevedono il futuro si devono scontrare con il presente. Ed è bello anche quello, perché non sarebbe ricordiamo Pallina, che la giostra della memoria, per qualche San Salvese che ancora non lo sa, si trova proprio nel fulcro storico, sì, della città. E vi dico, ed è praticamente, si snoda all'interno di delle stanze di tre, sì, palazzi. Sono quattro palazzi. Quattro palazzi. E infatti stavamo pensando proprio a questo, cioè il bello di questo posto. Sempre dal fiuto che abbiamo avuto e che ha avuto mia madre, ha comprato prima una casa, poi ne ha comprato un'altra. Se queste case le si vedevano dall'esterno, sembravano appunto quattro case, se ben separate. Invece un percorso unico. No, invece, stonacando il tutto, abbiamo scoperto che era un unicum. Non solo, cioè, il professor Aquilano ha anche sottolineato il fatto che fa parte del quadrilatero e quindi della parte archeologica, cioè uno dei palazzi più storici. Cioè, mia madre, non volendo, ha comprato quattro case, ma poi era l'unico palazzo. Ha scelto quelle, cioè, giuste. Allora, Marina, noi appunto, non solo... La nostra storia è praticamente ci dice quello che siamo stati. Certo. La cultura, quindi, di San Salvo, in qualche modo, parte però, vedi, anche da quelle mura. Però, vedi, se quelle mura non fossero state stonacate, sarebbero rimaste solo quattro case. Quindi io aggiungo anche altro, aggiungo che sì, la storia bisogna sicuramente averla presente, capire quello che sia intorno, a volte però bisogna un po'... scrostare. Assolutamente sì, per capire che abbiamo una storia anche molto più indietro di quello che pensiamo. Cioè, siamo dei custodi... Siamo anche oltre a quello che si vede. Assolutamente sì. Licia... Siamo oltre quello che si vede, ciò che appariamo. Ti ho seguito in molte delle iniziative che avete fatto. Prima parlavi di alcuni concerti che sono stati fatti, alcune mostre molto meno partecipate, soprattutto lì dove non ci sono le scuole, le iniziative sono meno partecipate. Uno zoccolo duro che bisogna ancora cercare di costruire. Di costruire o di ricostruire? In qualche modo ci siamo persi per strada o forse dobbiamo ancora costruire qualcosa? Ma io... Dove abbiamo smesso di essere una comunità che si confrontava? Ma io penso che... Non so quando questo sia avvenuto. Io ho dei ricordi rispetto a questa città. Voi sapete, non sono San Salvese, ma ho dei ricordi rispetto appunto a quando questa città si sperimentava per essere una città del noi, no? Una città in cui noi siamo la città. Forse strada facendo in qualche maniera abbiamo dato per scontato alcune cose, non saprei, veramente sarebbe difficile fare anche qui un'analisi perché rischia di essere troppo superficiale. Certo è, dal mio punto di vista, che non è possibile immaginare un'offerta culturale se non hai in mente, quindi anche un'offerta socioculturale, ripeto, lo ribadisco in questo caso, se non hai in mente una visione di città, un'immagine di città, quindi un'immagine di noi, di quello che vorremmo essere, di quello che ci piacerebbe diventassero questi bambini che si appassionano tanto alla lettura, che quindi si emozionano rispetto alla lettura oppure rispetto alla visione di una mostra.
La sfida, dal mio punto di vista, è ricercare una visione comune. Per ricercare una visione comune è importante che degli interlocutori parlino insieme e si confrontino su questo, come stiamo facendo questa sera. Magari se ci fosse la possibilità di allargare questo tavolo, io penso che sarebbe un'opportunità non per chi gestisce il centro culturale, neanche per gestisce il Museo della Memoria, ma sarebbe un'opportunità per tutti i cittadini, per la città. Ecco, questo potrebbe essere una bella sfida, insomma, lavorare su il confronto, e perché dal confronto poi nascono idee, proposte. Sì. Per esempio, un esempio, diciamo così, lampante è la collaborazione con Civico Zero, che è nata così, diciamo, in maniera del tutto estemporanea, perché semplicemente ci siamo trovati a ragionare con Pierluigi Ortolano e con Davide Pitetti. Noi dovevamo fare la biblioteca ambulante, loro volevano fare un laboratorio fotografico ambulante, abbiamo unito le cose e bellissimo. Poi questa è diventata un'esperienza, diciamo, non sicuramente non solo nostra, è diventata un'esperienza comunitaria, però perché vedi, può essere, sono andati fuori anche però vedi con come le ruote in crescendo. Sono importanti. Sì, infatti. Cioè, allora, io penso che è evidente da quello che state dicendo che a San Salvo di proposte culturali ce ne sono anche tante. Sì. E una di queste, alla quale partecipate entrambe, sì, è Binum et Cultura, proposta da due giovani sansalvesi. Tre che sono, sì, Fratelli Caruso. Fratelli Caruso, con appunto l'associazione Fatto Bene. Fatto Bene. Che partono appunto da un locale, un'attività commerciale, sì, e adesso stanno cercando di far funzionare la loro attività. Ed è giusto che sia così, è un'impresa, certo, vabbè, sì, non fanno solo volontariato, ma al contempo cercano di mettere a rete le esperienze sinergie, culturali, le sinergie locali. Quindi ci saranno alcune attività portate avanti dal centro culturale, ci sarà appunto la visita alla Giostra della Memoria in modo gratuito, sì, quindi invitiamo a far visitare queste stanze dalle 19 alle 22, magari i bambini che hanno fatto visita alla Giostra della Memoria, sì, con la manina, i genitori per mano genitori, in questo caso, sì, e li portassero a visitare questo luogo che è veramente bello e incantevole. Binum et Cultura, che ci sarà appunto, Marina, mi vuoi ricordare, certo, tu le date? Le date sono 11, 12 e 13 novembre, questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Un bel iter in centro, fatto da tanti elementi, non dico salvifici, perché vedi, noi parliamo di evento, cioè l'evento è, che poi spero, ma sicuramente si riproporrà, perché loro vogliono che sia una data addirittura annuale da ripetere. Un evento da ripetere. L'evento è far scoprire quello che comunque questi ragazzi quotidianamente fanno. Perché innanzitutto questo, il Drunk è anche un'associazione culturale, appunto Fatto Bene, che si prodiga quotidianamente non solo a dare cibo, ma anche a promuovere il territorio, a promuovere il prodotto locale, topico, e non fa altro che in questo evento di far vedere cose che magari non vedresti se non andresti, ma le potresti assaggiare quotidianamente. Quindi questo evento sì, promuoviamolo, però sappiate che ogni giorno c'è la possibilità, assolutamente sì, e questa è la bellezza della verità. Poi che loro siano tanto, siano veramente dei ragazzi pieni di grinta, perché poi quella muove, cioè non c'è niente da fare. Se qui stiamo a parlare, rimaniamo in questa tavola e ce le diciamo, non risolviamo niente. Io penso che sì, bisogna interfacciarsi, perché bisogna scoprire un linguaggio comune, un senso comune, una scintilla agli occhi comune, certo, che poi faccia fare cose del genere. E penso che sia una connotazione che vi contraddistingue, ossia quella di collaborare, sì, assolutamente, di collaborare, sì, sì, ed è una cosa che già è tornata
anche nella trasmissione, ricordo, con Oreste Di Francesco e proprio Flavio Caruso. La collaborazione è alla base di molte delle iniziative a cui stiamo assistendo, soprattutto negli ultimi anni. Licia, appunto, al Centro Culturale, collabora con molte associazioni. Hai ricordato Civico Zero. Musica in Crescendo. Musica in Crescendo e tantissime altre attività. Sì, tante altre attività. Stiamo dando spazio a varie tipologie di espressioni artistiche, c'è il laboratorio di percussioni, il laboratorio di teatro con il piccolo teatro Rattosta, c'è la, dicevo, il corso, i corsi di lingua, perché hanno anche lì, c'è un'idea dietro. Sì. Nel momento in cui volessimo proporre la possibilità di fare un'esperienza all'estero per, nell'ambito di un Erasmus o di un progetto giovani, Gioventù per l'Europa, per esempio, a cui per esempio con Musica in Crescendo abbiamo avuto accesso 2 anni fa, è chiaro che bisogna dare lo strumento principale per poter comunicare con altre realtà. La nostra è una città di provincia, verrebbe così definita agli occhi di un cittadino, una piccola città di provincia, che però ha delle realtà che sono veramente lodevoli. Il Centro Culturale è tornato ad essere in qualche modo al centro delle attività culturali, all'interno della quale appunto si incontrano persone che fanno cultura e cercano di proporre cultura, ma non solo. Io quello che diciamo che in questi anni abbiamo visto è che c'è un interesse culturale e che ci sono, e diciamo, questo evento, questa manifestazione è l'espressione concreta, che ci sono delle motivazioni profonde che comunque serpeggiano nella città, che poi... Se gli viene data l'opportunità e se ha la forza di venire fuori, viene fuori con grande... Parlato di quello che abbiamo e c'è molto, c'è veramente tanto. E cosa manca? Lo dicevo poc'anzi, manca una visione comune, su quello bisogna lavorarci, siamo ancora molto indietro secondo me. Cioè non può essere la visione di Licia o di Valina o di chi sta promuovendo un'attività culturale. Non può essere una visione di parte. No, perché deve essere, bisogna mettere a confronto queste esperienze e confrontarle dal mio punto di vista con la città, per poi vedere qual è la visione del futuro di questa città. Però il futuro è proprio questa polivalenza. Cioè io ormai la cultura non la vedo più. Ma penso che una visione comune non significhi un'unica linea. Una differenziazione delle offerte culturali, assolutamente, però con una visione di città, brava. No, ma infatti era quello che ho capito bene. Però volevo, perché io non so, sarà il periodo, saranno i miei 30 anni. Io sono positiva, sono giovane, quindi mi va di pensare che non manchi niente, cioè manchi solamente quel tempo necessario per far sì che alcune cose arrivino, che alcune cose... Se non manca niente, allora Valina, se non manca non niente... Va. Perché San Salvo non... Ma parla con i vastesi, vedi un po' cosa ti rispondono. Tu dici che allora siamo ogni realtà vede ciò che è di negativo. Brava, secondo me sì. E vi assicuro che la polivalenza di cui parlava, ma la polivalenza anche a livello proprio, vede, ormai la gente, ormai la cultura è mettibile in un bicchiere di vino. Allora chi beve il vino e non se ne accorge, sta bevendo anche cultura. E piano piano vedrai che anche solo chi ha voglia di nettare, mentre si farà la sua passeggiata in questo centro storico di San Salvo, bisognerà cominciare, parlerà di cultura. Bisognerà continuare a proporre. Assolutamente sì. Noi questa sera speriamo di aver seminato qualcosa, di aver aperto una discussione almeno in merito. Penso che le esperienze che avete sentito sono veramente due belle esperienze. Vi ringrazio per aver partecipato a questa discussione. Grazie Licia, grazie Valina. E vi diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie ancora.